Ristanoz, Fra, ma io voglio fare un regalo di cucina ad una coppia di persone che si sposano. Che gli regalo? E guarda, ci sono un sacco di cose che si possono regalare utili per la cucina, un po' di video li ho già fatti, se vai nella playlist li vedi. Invece qui vorrei soffermarmi su un altro punto. Se vuoi fare un regalo e ti aspetti che sia realmente usato e non che sia riciclato, oppure messo in uno scaffale e lasciato lì per tutto il resto della vita perché magari chi lo riceve si vergogna persino a riciclarlo. E scegli qualcosa che si pulisca molto facilmente. Cioè ci sono tanti piccoli robot che al di là del prezzo, poi però spesso sono quelli che costano meno, eh? Sì, però tu dopo averlo usato per pulirlo devi smontare tutta la macchina. Per esempio certi estrattori o per esempio certe centrifughe. Cioè, vi giuro ragazzi, mi passa la voglia di farmi la centrifuga per quanto male mi faccio a pulire. Devo smontare quattro pezzi, devo infilarmi dentro con le mani. No, non regalate oggetti simili. Perché al di là di quanto siano importanti e di quanto possano essere utili, ma se io per una centrifuga che faccio in 30 secondi poi devo pulire per mezz'ora. Vado al bar e me la bevo al bar. Diciamoci la verità. Dice, ma la tua è più sana. Sì, però pulire di continuo non mi piace per nulla. Quindi, scegliete degli strumenti e fate la prova in negozio. Dovete chiedere, guardate. State facendo un regalo ad una persona che probabilmente è una persona cara, a cui volete bene. Quindi, se volete fargli un bel regalo, sceglietevi qualcosa che si pulisca velocemente, facilmente. Ecco, quello sarà un regalo gradito, quello sarà un regalo che probabilmente sarà usato. Dici cosa? Quello che vuoi tu, ma non prendere niente che sia troppo difficoltoso da pulire. Oggi è il criterio, qui che ero certo. Andata così. Ciao.